Mi dispiace, oggi non è il mio giorno fortunato. Piove. La gemella diversa della Mini Countryman, d'altronde la piattaforma è quella, il gruppo BMW Mini appunto ha fatto tutta una serie di sinergie con questa nuova generazione. Se la Countryman ha cambiato un po' le carte in tavola rispetto al passato, diventando più familiare, crescendo anche nelle dimensioni, questa invece, BMW X2, è un'auto che mantiene la fedeltà ai numeri pari all'interno della gamma dei tedeschi, che sappiamo essere quelli un pochino più estrosi, e lo si vede fin da subito anche dal design, che deve piacere. Anteriore e posteriore hanno dei tratti distintivi particolarmente marcati. È chiaro che non ci troviamo con i dispari come una serie 3, che comunque, pur stravolgendo il design nel corso del tempo, deve restare fedele alla clientela abituale. Con i numeri pari, appunto, BMW va a usare un pochino di più. Con dimensioni di 4,56, un passo di 2,69, quindi un'abitabilità che tendenzialmente è nella media, se andiamo ad escludere tutte le nuove piattaforme esclusivamente elettriche che riescono a ridurre maggiormente gli sbalzi anteriore e posteriore, quindi ad accomodare più facilmente un passo maggiorato all'interno di dimensioni esterne che comunque restano in linea nel relativo segmento di riferimento. Per quanto riguarda i motori, c'è una pletora di scelte, chiaramente, partendo dal benzina, arrivando al diesel che resta all'interno della gamma con le varianti 18D e 20D, oppure andando nell'iperuranio, anche come prezzi, con la versione da 300 cavalli che va a riprendere appunto il propulsore sportivo che abbiamo visto sulla John Cooper Works. Cambio Steptronic 7 rapporti per tutte le versioni termiche, e c'è anche l'immancabile elettrica. Tra l'altro, una curiosità, quest'auto debutta ora nel 2024, il suo ciclo di vita è di 7 anni, quello ciclo di vita industriale che BMW ha pianificato per questo modello, e dalle loro previsioni, che chiaramente sono delle stime, ma stime che non si fondano su dei dati messi lì a caso, ma su ricerche di mercato abbastanza estensive, in tutto l'arco di vita, quindi alla fine di questi 7 anni, la quota percentuale di vendita delle versioni elettriche della BMW X2 sarà, parliamo dell'Italia, più o meno del 50%. È ovvio che in questa prima fase, e lo confermano anche le prenotazioni, si partirà con i classici, quindi con le diesel, ma in un secondo momento, man mano che l'auto crescerà negli anni, probabilmente subirà il classico restyling eccetera eccetera, la quota dell'elettrico dovrebbe sempre più recuperare fino ad andare più o meno a pareggiare i conti con le motorizzazioni termiche barra ibride. Chiaramente qui abbiamo la possibilità di avere motori che partono dai 150 cavalli fino appunto ai 300 cavalli della versione sportiva, quindi la M, per arrivare al top, che in realtà è rappresentato proprio dalla X2 elettrica, che fa segnare sulla scheda tecnica un totale di 313 cavalli. Meccanicamente non abbiamo l'utilizzo di soluzioni particolarmente sofisticate per quanto riguarda il gruppo delle sospensioni, quindi non c'è un'ammortizzazione di tipo adattiva pneumatica, ma è chiaro che, esattamente come era stato fatto sulla Countryman, il lavoro sul setup è tipico del mondo BMW, e quindi ci va a proporre una risposta che deve essere una via di mezzo, senza mai troppe rinunce, tra il comfort e tra la rigidità. Rigidità che sulla versione da 300 cavalli, così come su questa versione elettrica, è maggiore per discorsi diversi. Nel caso della versione elettrica è maggiore perché appunto la batteria abbassa il baricentro, ma crea anche una componente più rigida nella parte centrale del telaio, e quindi in situazioni come la pletora di buche che si è creata in questi giorni di pioggia andrete a sentire maggiormente, un pochino di più, il colpo sulla schiena. Per quanto riguarda la frenata, sulla rigenerazione di questa elettrica si può giocare tramite le modalità di guida, ma non tramite le palette, perché in realtà, se poi andate a vedere il volante di questa BMW X2 elettrica, non ci sono due palette ma ce n'è una sola. Qual è il motivo? È che la paletta, quella di sinistra, ha scritto bene in vista boost, significa che serve ad attivare quel boost di potenza che effettivamente ci porta a raggiungere quei 313 cavalli, perché altrimenti la potenza nominale, che poi possiamo controllare nel libretto di circolazione, ma questo vale per tutte le elettriche, è notevolmente più bassa, perché non ci servono queste prestazioni in tutte le circostanze della guida quotidiana, anche perché un'auto con tanti cavalli elettrica, se dovesse accedere sempre alla sua massima potenza, andrebbe a stressare in maniera importante tutto il sistema,
ed è qualcosa che, a meno che non andiate a guidare in pista, non vi servirà mai. Quindi è giusto che sia così, e BMW ha trovato questo modo carino, simpatico, di rendere disponibile questa potenza non solo al kickdown del pedale, del gas, tra virgolette. Salve, è bello averla. Salve. Ah, perché ho detto BMW e lei ha capito BMW. Sì, eccola lì. Guardala là. Mi dispiace, oggi non è il mio giorno fortunato. Piove. Comunque, interruzioni dell'assistente vocale a parte, BMW, dicevo, ha trovato questo sistema particolare per renderci la potenza massima disponibile o al kickdown, quindi andando a premere a fondo il pedale, oppure tramite questa levetta che mi fa subito... tra l'altro mi mette anche in modalità visivamente sportiva, perché va a cambiare un pochino la grafica di questa strumentazione digitale, e poi mi dà quella spinta con la potenza e la coppia massime, coppia che qui sull'elettrico è sempre istantanea, che effettivamente l'effetto di incollarci al sedile ce lo dà e ce lo restituisce. Io l'ho visto sia sulla mia persona che sul passeggero. Proprio in tema di strumentazione digitale c'è tutta la parte rinnovata che va ad abbracciare il sistema operativo, che va a sfruttare, più che abbracciare, il sistema operativo BMW OS 9. È un sistema basato su Android, quindi sotto alla scocca c'è tutta la logica di Android, sopra c'è l'interfaccia che BMW ha sviluppato appositamente. E qui mi trovo a lodare questa nuova interfaccia, perché rispetto al passato abbiamo effettivamente, quindi questa volta sono d'accordo con il marketing, con i suoi proclami, un sistema molto più semplice da leggere. Sparisce tutta quella logica intricata di menu, sottomenu, eccetera eccetera. Restano ancora alcune cose a cui far l'abitudine. Per esempio, prima cercavo i preferiti nel navigatore, non riuscivo a trovarli a schermo, ho scoperto che bastava fare uno swipe dall'alto con la tendina per vederli tutti pronti a disposizione. Però questa è una logica a cui bisogna abituarsi, non è qualcosa di complicato, è semplicemente un modo diverso di inserire i preferiti o inserire tutta una serie di informazioni. Però effettivamente qualsiasi cosa io voglia fare la posso fare in maniera molto più istantanea, perché a sinistra ho dei tasti soft touch che mi portano alle tre zone tematiche principali, quindi intrattenimento, telefono e navigatore. In basso ho sempre disponibili i comandi, che sono touch, quindi non c'è più un sistema fisico. Per il climatizzatore, qualsiasi schermata io sto utilizzando, quelli sono sempre lì. E poi ci sono al centro tre scorciatoie, uno per le regolazioni di fino del climatizzatore, quindi la schermata dove posso gestire la velocità della ventola, eccetera eccetera, un altro per andare nella home page e un altro per andare invece nel app drawer, lo chiameremmo nel mondo degli smartphone, ovvero il cassetto con tutte le icone di tutte le applicazioni che io posso andare a sfogliare tramite il dito. Nella schermata principale, tra l'altro, avete un sistema dinamico, perché può o utilizzare uno sfondo piatto tradizionale oppure mantenere come sfondo la mappa attiva, quindi aggiornandosi man mano che noi ci muoviamo con la macchina nelle strade. Con questo sistema, poi, flottanti, ci sono una serie di widget che possono essere personalizzati e che vanno a darci un accesso rapido o all'informazione oppure all'ingresso nel menu relativo a quel widget. Quindi può essere quello della meteo, può essere quello dell'orologio, insomma quello della batteria. Vi configurate quello che preferite, perdendoci quella decina, quindicina di minuti nella prima fase iniziale di approccio alla vettura. Quindi promosso il sistema di infotainment, che, ma su questo mi riservo di fare un'indagine più approfondita, magari in una prova su strada, ha dei limiti solamente nella sensibilità del touchscreen. Devo capire perché su questa, per esempio, no. Lo sto provando anche in diretta, sto provando ora l'elettrica. Prima eravamo sulla versione sportiva, quindi sull'M da 300 cavalli, e il touchscreen aveva qualche problemino di sensibilità. Chiaramente tutta la parte di servizi connessi, quindi connettività dell'auto con la rete, connettività dello smartphone con l'auto, è presente. Ecco, qui continua la saga di BMW, che aveva già iniziato in passato a proporre alcuni servizi software a pagamento, e con questa nuova generazione
proseguirà con un pacchetto di abbonamento che ci permette per esempio di andare a scegliere tutta la parte multimediale, quindi l'intrattenimento di bordo alla Netflix, ad Autoferma, eccetera eccetera. C'è anche RaiPlay, tra l'altro. Parlando dell'abitacolo, è indubbio che la qualità qui sia alta. Tutto quello che noi possiamo toccare e raggiungere con la mano è sicuramente morbido e piacevole. Buona la varietà delle texture all'interno dell'abitacolo, sia per la dashboard sia per questa fascia centrale che ci va a cambiare anche un pochino i colori, sia per la zona dove poi andiamo ad appoggiare il gomito, che propone anche dei bei maniglioni, sono veramente fantastici. È un design che va apprezzato. È chiaro che oggi si scontrano due grandi temi nel mondo automotive: quello del minimalismo alla Tesla, che poi è stato per esempio di recente ripreso anche da altre vetture come la Volvo EX30, ma d'altronde i nordici sono sempre stati amanti del minimalismo, quindi ci sta. E il secondo trend invece è quello di abitacoli sicuramente ricercati, ma anche un pochino appesantiti a livello visivi. Ve ne ho parlato quando abbiamo visto la Peugeot E3008, che ha delle linee molto particolari, però il mio dubbio è sul lungo periodo riuscirò a vederle come sempre fresche, oppure questa pesantezza all'interno dell'abitacolo inizierà a farsi sentire. Non lo so, però magari fatemi sapere voi nei commenti qual è la vostra filosofia: minimalismo alla Tesla oppure un abitacolo più ricercato, anche più piacevole da un certo punto di vista, però un pochino più ingombrante. Zona centrale che ci propone, bella tra l'altro, incorniciata bene, cioè fatta proprio con dei materiali che denotano che ci troviamo nel mondo premium. Il tappetino wireless verticale con un supporto che poi va a spingere lo smartphone verso il pad wireless per la ricarica senza fili. Il centro di controllo, che poi non controlla tantissimo, si posiziona proprio qui sul bracciolo, facilmente raggiungibile con il dito. Selettore del cambio, selettore delle modalità di guida, tasto rapido per andare ad attivare gli ADAS e volume, quindi selettore del volume, oltre al tasto delle quattro frecce, che è bene che rimanga sempre fisico per questioni di sicurezza. Esiste anche un head-up display che, fortunatamente, se ricordate il video della Mini Countryman, lì sono stato veramente cattivo, gliene ho dette di ogni. Qui in casa BMW non è il vetrino schifosissimo dove proiettare, nato negli anni 90, e non head up display, perché in realtà quei sistemi non ci fanno vedere le informazioni a testa alta, ma proiettano le informazioni sul cofano, e proiettarle sul cofano per averle qui, a sto punto preferisco averle qui senza un vetrino che entra ed esce dalla sua sede. Qui invece è tutto vero, quindi è un head-up display di ultima generazione che effettivamente vi va a proiettare sulla strada e che propone tante informazioni, non solo la velocità, non solo tutti i dati per esempio relativi alla navigazione con inclusa una porzione di mappa, quindi non c'è solo il pittogramma svolta a destra o svolta a sinistra, c'è proprio una piccola anteprima della mappa, e la visibilità è ottima in qualsiasi condizione di luce. La batteria da circa 64 kWh con un'autonomia che va dai 420 ai 480, le cifre precise le trovate nell'articolo in descrizione, chilometri nel ciclo WLTP. Perché c'è questa grande variabilità di autonomia? Perché è vero che esiste l'elettrica, che è la più potente della gamma, da 313 cavalli, ma in realtà l'elettrica d'ingresso, che non ha la trazione integrale, non ha i due motori, è quella da 204 cavalli, quindi un'auto che comunque con un motore elettrico un pochino più tranquillo riesce a dare a questi 64 kWh un senso maggiore in termini di autonomia. A livello di ADAS abbiamo chiaramente tutto il livello 2 sviluppato fino al massimo oggi legalmente utilizzabile. Di base, di serie, sono presenti però solo gli ADAS obbligatori nel 2024, che sono i soliti: frenata automatica d'emergenza, riconoscimento dei segnali, il sistema che ci riporta attivamente in corsia ma non ci centra l'auto all'interno della corsia, monitoraggio dell'attenzione conducente e o retrocamera o sensori di parcheggio. Questi ormai, se qualcuno nelle pubblicità vi dice questa volta li abbiamo inclusi, un valore aggiunto, non è un valore aggiunto, è semplicemente l'obbligo di legge. Questa è una piccolo sfogo contro alcuni produttori che spacciano un obbligo di legge come qualcosa che vi diamo in più di serie. No, li dovete mettere per forza, sennò le auto non si vendono. A parte questo,
Qui comunque il livello 2 è disponibile come optional nei pacchetti e ci aggiunge per esempio il monitoraggio dell'angolo cieco con l'avviso, ci aggiunge il sistema che centra l'auto all'interno della corsia e che utilizza anche poi il cruise control adattivo, anch'esso optional, che sto utilizzando anche in questa situazione di traffico incolonnato abbastanza lento in extraurbano, e devo dire che funziona davvero bene. Vedete come va a gestirsi il centramento dell'auto in corsia, quando bisogna poi riprendere in mano il volante si attivano due LED molto carini che subito catturano la nostra attenzione e ci dicono ok, però il livello 2 richiede che per legge tu continui a guardare la strada e che tu continui a tenere le mani sul volante, volante che però essendo capacitivo non ci va mai a chiedere quello sforzo che invece i non capacitivi richiedono di far sentire la presenza con un piccolo angolo di sterzo. Quanto costa? 44.800 euro per la versione 18D che è quella d'ingresso e 49.100 euro per la versione elettrica d'ingresso che vi ricordo essere quella da 204 cavalli. Tutte le altre motorizzazioni e i prezzi li trovate nell'articolo in descrizione. Come al solito, se avete domande fatemele qui nei commenti. Ci vediamo e ci leggiamo su hdmotori.it. Ciao!